Buongiorno e bentornati a Caffè Neo, uno spazio di libera condivisione della conoscenza. Io sono Samuele e vi accompagnerò in queste puntate assieme a Eugenio Buongiorno. e al professor Gian Matteo Corrias. Buongiorno. Beh, allora, la prima domanda che ti pongo oggi è forse una delle più interessanti, ovvero a che cosa serve la cultura? Così, sulle prime, mi verrebbe da risponderti, serve a complicarsi la vita, perché è innegabile che chi è coricato stia meglio di chi è in piedi, ecco, in genere succede questo. Però mi viene in mente quello che forse in un'intervista diceva Umberto Eco, e cioè che la persona di cultura, l'uomo, la donna di cultura, oltre alla propria vita, ne vivono tantissime altre. Vivono la vita dei personaggi, dei romanzi che hanno letto, che hanno amato. Erano presenti nel momento in cui Giulio Cesare veniva assassinato, in cui Napoleone guidava le sue truppe spingendole nella Russia profonda e così via, insomma. Certamente, ecco, una cosa che possiamo dire, l'uomo di cultura ha a disposizione una sorta di strumento che gli permette di vedere la realtà molto più nel dettaglio, è una realtà molto più ampia, molto più densa, molto più complessa anche, quella che si vede attraverso il filtro delle informazioni che si possiedono. Delle informazioni e aggiungerei anche dell'attitudine all'analisi, dell'attitudine critica, che inevitabilmente il contatto con la conoscenza, con le idee, imprime in chi frequenti lo studio. Ecco, certamente dunque serve a amplificare, a rendere più ampio il mondo, la cultura. Su questo ho una curiosità perché sappiamo, ad esempio, Schopenhauer riteneva che la conoscenza potesse portare a una più profonda consapevolezza della sofferenza umana. Secondo Nietzsche, invece, la conoscenza poteva portare alla rottura delle illusioni e alle credenze confortanti. Questo per introdurti la mia domanda che è: può la cultura danneggiare delle persone? Sì, direi che esiste un vero e proprio malessere, ecco, legato non al possesso di informazioni e alla cultura in sé, quanto forse a un predominio della cultura sulla vita, potremmo definirlo intellettualismo. In fondo è quella malattia di cui alcuni poeti, per esempio, mi viene in mente quello che scrive Guido Gozzano in un testo celebre, un poemetto, Signorina Felicita, in cui denuncia chiaramente il fatto che la cultura sia qualcosa che fondamentalmente gli ha rovinato la vita, arriva a scrivere e io non voglio più essere io. Perché? Perché davvero la cultura rischia di frapporsi come un filtro tra l'individuo e la realtà, di cui non si riesce più a godere liberamente, a fruire, senza appunto questa mediazione che al tempo stesso svaluta e rende l'esperienza sempre più inautentica, no? Perché è qualcosa che perde fondamentalmente il sapore della novità, il sapore della verità, il sapore dell'autenticità, no? Laddove invece, appunto, Gozzano, sempre in questo testo, invidiava la vita del mercante inteso alla moneta, cioè di chi ha un contatto diretto, lo avrebbe, perché poi sono tutte idealizzazioni, eh? Non è vero che i mercanti o i contadini hanno una vita più felice di altri, almeno non penso che sia così. Però certamente dal punto di vista dell'intellettuale, ecco, c'è questa sorta di aspirazione molto spesso a un paradiso perduto, che è il paradiso perduto del buon selvaggio, della persona che nella sua rudimentalità molto spesso però ha un contatto libero e sereno con la realtà. Riguardo quello che hai detto
Spesso si mettono a confronto queste due tipologie di lavori, ovvero il lavoro che richiede l'utilizzo della tua conoscenza che magari hai acquisito tramite un percorso accademico e quei lavori invece che richiedono più che altro abilità pratica. E questo confronto vuole portare a dire quali dei due lavori ha più dignità, secondo te? E questa è una domanda più che altro provocatoria, quale tra queste due tipologie di lavori ha più dignità? Diciamo pure che esistono diversi pregiudizi in un senso e nell'altro. Io direi che le due cose si tengono e anzi non possono stare l'una senza l'altra, no? Si pensi per esempio nel contesto molto spesso di un unico ambito disciplinare, no? La fisica teorica e la fisica applicata. Cioè, non si terrebbe insieme la disciplina, se non attraverso la cooperazione di queste due dimensioni. L'ideale fondamentalmente sarebbe trovare un momento di intesa, ecco, che non è impossibile, anche se davvero stiamo parlando di ambiti davvero molto diversi, di cui capisco che si possa addirittura stentare a trovare, ecco, gli agganci reciproci. Ecco, però direi che nel rispetto delle specificità dell'uno e dell'altro ambito, c'è una dignità che vive, indipendentemente da gerarchizzazioni possibili, appunto nel primo e nel secondo dei due domini. Negli anni 60 in Italia nascono i primi quiz televisivi e la persona comune entra a contatto con la cultura. Sì, è vero, questo fatto di rilevanza storica dal punto di vista della storia culturale, tra l'altro, è stato studiato con l'acume che davvero sempre lo contraddistingueva da Umberto Eco, che addirittura ha dedicato un celebre saggio alla figura di Mike Buongiorno, un saggio che si intitola La fenomenologia di Mike Buongiorno. Mike Buongiorno fondamentalmente incarna il tipo umano che stava al di là dello schermo, no? Cioè la persona semplice, la persona comune, come dicevi tu, che appunto entra a contatto con la cultura in senso lato, ecco, diversi ambiti disciplinari che vengono utilizzati come materiale per produrre appunto il prodotto televisivo sotto la forma del quiz. Ecco, le riflessioni di Eco sono molto interessanti e danno ottimamente ragione, secondo me, della fortuna che una figura come quella di Mike Buongiorno ha avuto nel cuore, mi verrebbe da dire, del grande pubblico italiano. Perché? Perché lo dico in maniera molto semplice: fondamentalmente Mike Buongiorno incarna il tipo dell'italiano medio, o addirittura dell'italiano mediocre, privo di una cultura fondata, che appunto si nutre di questa convinzione, fondamentalmente si nutre di questo equivoco. La persona di cultura è una persona che ha accumulato conoscenza e quindi è normale che uno sappia rispondere a qualsiasi domanda sulla vita, sull'opera, faccio per dire, di Gabriele D'Annunzio, perché ha studiato. Ecco, in effetti, non so se avete mai riflettuto su questo fatto, cioè che tipo di approccio ha alla cultura, o qual è meglio l'immagine della cultura che si può formare una persona che non ha una cultura vasta, una cultura fondata, no? È un'immagine puramente quantitativa. Direi che l'uomo semplice, diciamo così, con una semplificazione, riesce ad apprezzare, nel senso in cui si usa questo verbo per gli strumenti di misurazione, ecco, riesce ad apprezzare la cultura nel momento in cui scorge quantità di informazioni relative ad un ambito per lui spendibile, che può ricadere sotto il suo orizzonte di osservazione. Quindi, faccio per dire, un esperto di metafisica, risulterebbe assolutamente insignificante agli occhi di una persona che non ha un percorso di formazione culturale significativo alle spalle, laddove invece l'esperto di storia locale, quello che
conosce fin nei dettagli più minuti la storia di Otranto, no? La storia di un quartiere di Cagliari, la storia di una certa tradizione popolare, la storia di un certo strumento musicale o di quello che volete, qualcosa che comunque può ricadere sotto, diciamo così, l'ambito della sua esperienza, ecco, allora di quella persona riuscirà ad apprezzare la cultura o quella che per lui è cultura. Poi, nulla importa che uno abbia o non abbia una finezza di osservazione critica, una raffinatezza nello stile del ragionamento, una fondatezza del metodo di analisi e di indagine. Questo non conta fondamentalmente nulla. Ciò che si può apprezzare dal punto di vista della persona che manca di una sua formazione culturale è semplicemente appunto l'aspetto quantitativo. Il raffinato ragionatore, colui che ha portato il proprio dispositivo critico a un livello tale di raffinatezza che egli può addirittura smontare l'intero edificio della realtà, mostrandone l'assurdità, mostrandone l'inanità, l'insignificanza. Ecco, costui semplicemente non ha nulla da dire alla persona semplice e la persona semplice non ha nulla da recepire da lui. Ecco, qui si misura lo iato, no? Tra la persona di cultura e la persona che non ha una, come dire, una cultura che si sia costruita attraverso, appunto, non solo l'accumulo di informazioni, ma un confronto che sia profondo, significativo, con i maestri del pensiero, con i maestri delle lettere, in ogni caso, diciamo, con le grandi realizzazioni dello spirito umano. Ritieni possibile poter divulgare informazioni complesse anche per le persone più semplici? E ritieni anche giusto dover andare a semplificare nozioni complesse affinché possano essere recepite anche da persone semplici? Sì, allora, posto che l'arte del divulgatore è un'arte sempre meritoria, diciamolo pure, perché l'accesso alla conoscenza, io non so se sia un diritto, non saprei dirlo, ma sicuramente dal punto di vista nel quale ci stiamo ponendo è certamente un vantaggio. Cioè, ogni tassello che si aggiunge alla conoscenza è qualcosa che amplia la propria visione del mondo, che rende il mondo più vasto all'osservazione. E quindi bene. Mi chiedo se sia appunto sempre possibile, in relazione a qualsiasi ambito, produrre una divulgazione che sia valida, che sia efficace e che non sminuisca la natura di ciò che si vuole divulgare. Diciamo questo, non so se vi è mai capitato di provare a spiegare a persone che non avevano le nozioni di base in un certo ambito disciplinare qualcosa che invece voi conoscete. Capita, vero? Ecco, in genere quello che succede è che la complessità, la grandiosità molto spesso degli edifici, delle strutture speculative, nel momento in cui si cerca di costringerle all'interno degli spazi angusti della comunicazione più semplice, più immediata, diventano astrusi, diventano banali, molto spesso diventano sciocchi, nel senso etimologico, cioè diventano privi di sale, privi di interesse, no? E questa esperienza dovrà pur dirci qualcosa, in fondo. Io non credo che sia sempre possibile fare questo lavoro. La comunicazione e gli strumenti di comunicazione sono appunto degli strumenti, no? E in quanto tali, quanto più sono precisi, tanto più consentono di lavorare con precisione. E quindi chi anche volesse tagliare in due un pezzo di legno con un'accetta anziché con un seghetto,
forse riuscirebbe a ottenere il suo risultato, ma non così come vorrebbe ottenerlo, perché inevitabilmente il taglio non sarebbe così preciso come quello che consentirebbe invece uno strumento più adeguato. Si dice che se tu sai qualcosa, allora la sai anche spiegare bene. Se non sei capace di spiegare bene qualcosa, quindi se non sei capace di semplificare ciò che conosci al punto che anche le persone meno acculturate riescono a capirti, allora neanche tu l'hai capito poi così bene. Sì, l'ho sentito anch'io, ma ho sentito anche un'altra cosa da un grande filosofo italiano che si chiama Giuseppe Renzi, il quale diceva che quanto più in realtà qualcosa si è capito e si è capito in profondità, tanto più diventa difficile comunicarla a qualcun altro, perché la si ridurrà inevitabilmente, stante proprio la pienezza della comprensione che se ne è avuta, la si ridurrà immancabilmente a due o tre frasi sconnesse, poco aggraziate, proprio perché appunto l'assimilazione è stata talmente profonda che diventa quasi un'evidenza, no, ai propri occhi. Laddove è più facile spiegare in maniera chiara, compiuta e appunto fruibile dall'interlocutore qualcosa che in fondo non si conosce così profondamente. Giuseppe Renzi amava i paradossi. Questo sì, potrebbe sembrare un paradosso, ma se ci riflettiamo un attimo, non poi così tanto. Cosa definiamo buona spiegazione di qualcosa? Perché se per buona spiegazione noi intendiamo qualcosa che riesca a spiegare con precisione, in maniera cioè qualitativamente significativa, un ambito di conoscenza, in modo da renderne perspicui a una persona che non sia informata sulla questione qualcosa, appunto, a renderne perspicui gli aspetti costitutivi, e questo è un discorso. Ma se invece intendessimo spiegare a una persona che non ha neppure la licenza media che cosa sia il bosone di Higgs, ecco, e perché quella scoperta sia stata così significativa, io direi che qui il fisico di turno avrebbe un bel da fare, perché non si tratta di spiegargli quella cosa, si tratta di spiegargli interi modelli fisici dell'universo. Quindi c'è un pregresso di conoscenze che comunque l'individuo di turno a cui si volesse spiegare questa questione così complessa mancherebbero completamente. Si dovrebbe fare una serie di semplificazioni per poter arrivare poi al concetto. Mi chiedo se di semplificazione in semplificazione il concetto risulti autenticamente presentato, ecco, nella sua reale essenza all'interlocutore, o se non ne sia un'immagine più che banalizzata, ecco. Questa è una questione che io mi sono posto, perché capita che mi si dica il professor Corrias si esprime in maniera poco chiara, non c'è bisogno di esprimersi in maniera così, così complessa e articolata. Ma io devo dire che devo anche riconoscere un mio limite, cioè io non mi sento a mio agio a parlare di certi argomenti con un linguaggio che non sia quello che, dal mio punto di vista, in maniera più precisa, in maniera più pulita e devo dire anche in maniera più bella, mi consente di tracciare i contorni di questioni come quelle di cui ci occupiamo qui. Dispiacerà a qualcuno, ma potrei anche suggerire a questo qualcuno di magari provare ad avere la pazienza di, seguire un discorso che sulle prime magari non è direttamente intelligibile, ma uno gli strumenti che non ha se li può acquisire, se li può conquistare, con un po' di fatica magari, ma è tanto di guadagnato, no?